Abbiamo Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno Allora, quanto siete arrabbiati sul governo che annuncia la fiducia? È vero che farete le barricate in aula, stiamo parlando della legge elettorale, ma è come dire un punto simbolico, no? È uno strappo nel senso che eravate nel vecchio accordo, adesso il governo dice ho trovato dei nuovi partner, mi faccio una legge e ci metto la fiducia. a voi. Io devo dire che quello che sento in giro è cittadini molti, molto preoccupati. In questi giorni anche la stampa ha raccontato che cos'è questa proposta di legge elettorale e secondo noi, e questa volta anche secondo i mezzi di stampa, è una cosa molto fuori dal comune. Parliamo di una legge che non prevederà coalizioni con accordi di programma e neanche con un leader politico unico, per cui il cittadino andrà a votare, non potrà scegliere una preferenza, quindi non potrà decidere chi entrerà all'interno del Parlamento per essere suo portavoce, ma non sa neanche quale programma insieme alla sua coalizione porterà e realizzerà in Parlamento e tantomeno chi sarà il leader di questa coalizione. Io quello che ho visto è deputati di tutti i partiti politici molto ansiosi perché non è vero che questa legge piace a tutti, sono tutti molto preoccupati di non rientrare visto che le liste saranno molto corte e quindi ci saranno pochi candidati. Quindi io credo che i colpi di scena si possono Perché non vi ancora piace? verificare. Cerchiamo di spiegarlo proprio in italiano per principianti. Perché non vi piace il modo in cui si arriva a questo collegio uninominale, che è il punto che forse contestate di più, se non sbaglio, no? Guardi, la cosa più grave di questa legge, l'ho detta, a parte ancora una volta non ci sono le preferenze, quindi non si potrà scegliere chi deve entrare all'interno del Parlamento, si possono fare delle coalizioni, quindi partiti che si mettono insieme senza un programma comune. Mi dica lei come un cittadino che ha delle proprie idee, delle proprie ma anche ideologie politiche, come fa un cittadino a pensare che quattro partiti possano mettersi insieme e accaparrarsi insieme dei voti senza un programma comune? Poi entrano in Parlamento e non si sa che cosa faranno su grandi temi come l'energia, come l'ambiente, come la scuola, come la sanità. E in più non hanno previsto il fatto che ci debba essere un leader comune, quindi un rappresentante comune della coalizione. Io credo che questo combinato disposto sia la cosa più grave. Quindi Il voi resto, dite, guardi, no sono scusi, lo dinamiche di traduco, liste. non essendoci un leader non sono delle vere coalizioni, sono degli apparentamenti che servono soltanto a mettere insieme più partiti e a superare voi dei 5 Stelle, questo è il senso, Sì, giusto? non c'è neanche un programma comune che è la cosa più grave. Poi quando si arriva in Parlamento si devono portare avanti dei temi. Come si fa se prima non si sono tracciate le linee di un programma comune? Questo significa che i programmi non valgono nulla. E io le dico sinceramente, tutto quello che invece riguarda l'uninominale, la lista plurinominale, sono tutti tecnicismi che interessano molto ai No, parlamentari perché ma questo è chiaramente si fanno chiaro, cioè i conti. basta prendere le ultime amministrative. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, ma l'ultima delle coalizioni. Se uno consente l'apparentamento senza programmi e senza leader, di fatto vi sta fregando. Ecco, lo abbiamo tradotto in italiano, Oscar. Esatto. Per quello che mi riguarda, viva la Carta di Venezia del Consiglio d'Europa del 2002 che prescrive che nell'ultimo anno di legislatura non si possono cambiare le leggi elettorali. Tutti se ne fregano, però perché quella norma? Quella norma nasceva dal tentativo di evitare le manipolazioni dei partiti all'ultimo secondo. In Italia invece siamo specialisti, visto che cambiamo una legge elettorale almeno a legislatura. E si vede come, perché quello che ha detto la nostra ospite, è verissimo, queste finte coalizioni autodissolventi che, siccome sono un terzo dei seggi maggioritario, non servono a garantire una maggioranza coesa per governare, B, sono coalizioni autodissolventi, quindi è la finzione di una coalizione, sono una delle più grandi distorsioni del panorama elettorale mondiale, cioè l'inventiva italiana nel non adottare sistemi che altrove funzionano, poi possono essere tutti proporzionali, proporzionale corretto, maggioritario a doppio turno, un turno, noi ci mettiamo ogni volta cose che servono solo ai signori segretari dei partiti. Prima cosa. Secondo, la quantità di nominati è spaventosa. Se sommiamo il fatto che non abbiamo la certezza di un governo coeso, non saranno gli italiani a sceglierlo, le coalizioni sono finte, la quantità di nominati è una roba Perché anche nei collegi pazzesca. non ci sono le primarie per legge, quindi i Pazzesca. partiti decidono con i Quindi, loro per leader. quello che mi riguarda, auguri, ma la mia opinione e impressione
è questa, cioè è chiaramente frutto di una convergenza politica di due contro uno. Poi io non tocca a noi, Luca, dire chi è meglio, questo lo decide chi ascolta, chi vota, però non ci possono essere dubbi, Luca, sul fatto che sia così. Infatti tutti i giornali, come dici tu, oggi addirittura propongono una logica di doppia maggioranza che fa parte di questo interscambio, no? Di doppio voto di fiducia, cioè se, dai per favore, una volta che abbiamo fatto il patto sulla legge elettorale, mettiamo la fiducia su questo, così evitiamo di passare per i voti a scrutinio segreto in Parlamento, su cui molti fucilerebbero, ecco, e in cambio sì, ius soli, in cambio di questo, capisci? Quindi è un patto politico esplicito tra il PD e Berlusconi. Su. Cittadina Castelli, arrivano messaggi anche per lei e quindi le chiedo, dopo la pubblicità, cosa pensate, perché non chiedete 5 Stelle cosa pensano sul Jobs Act e sullo ius soli? Le lo chiediamo immediatamente dopo la pubblicità. Ciao caro. Mattino. Rieccoci, cani e gatti, Oscar Giannino, Luca Telese, Laura Castelli, a lei la parola. Beh, allora, sul Jobs Act il Movimento 5 Stelle ha dato dura battaglia e l'ha fatto in maniera molto chiara anche nelle piazze con i cittadini che manifestavano contro. Il Jobs Act ha fallito, è una misura che aveva la volontà di rendere più flessibile il mondo del lavoro. Quello che ha fatto è spostare le persone che erano occupate con dei contratti stabili in persone che oggi hanno contratti molto più instabili e che non hanno di fatto flessibilizzato il mondo del lavoro, l'hanno reso molto più ballerino. Questo si ripercuote infinitamente, io seguo i temi economici, quindi provo ad avere una visione macroeconomica un po' più ampia. Questo si è riflesso tantissimo anche sul mondo dei consumi, perché le famiglie sono più insicure, hanno più problemi a programmare il proprio futuro e quindi tutto quello che riguarda la produttività, i consumi, le aziende che non riescono a raggiungere più alti fatturati, le tasse che non entrano nei conti dello Stato, è anche una derivazione del Jobs Act, senza contare che i soldi che questo governo ha speso per gli incentivi del Jobs Act sono talmente tanti e poco efficienti che sarebbero stati più utili per fare delle misure come il reddito di cittadinanza che l'Europa chiede, che addirittura in Commissione Europea è stata votata come misura necessaria in tutta Europa e che, visto che siamo in un programma che parla di temi economici, a livello europeo avrebbero aperto degli spazi finanziari, quindi avrebbero permesso all'Italia di investire di più, una cifra che più o meno vale 20 miliardi, perché il reddito di cittadinanza ha la potenza di trasformare gli inoccupati in disoccupati in cerca di lavoro e questo nei calcoli europei, della burocrazia europea, vale la possibilità di spendere 20 miliardi. Sullo ius soli il Movimento 5 Stelle crede che non sia questo il momento di parlare di questo tema per diverse convergenze politiche, ma soprattutto parliamo di una legge che il partito di governo non porta al Senato perché non ha i numeri e quindi che il partito di governo prenda il coraggio, se vuole davvero portarla avanti, la porti in Senato, dopodiché ci sarà una democratica discussione con voti di emendamenti e si vedrà che cosa esce. Perfetto, allora grazie.